Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato dalle edizioni del Capricorno, dal titolo Civiltà medievale sulle Alpi occidentali di Elena Percivaldi, che abbiamo come sempre il grande piacere di avere nostra gradita ospite, che ci parlerà di questo interessante volume e quindi con mia abitudine lascio subito la parola perché ci introduca su questa civiltà medievale delle Alpi occidentali. Prego, Elena, a te. Ciao Maurizio, buongiorno a tutti gli amici di Italia Medievale, ciao anche a tutti gli ascoltatori e chi ci guarda. Che dire, sì, sono molto felice di questa nuova uscita che è proprio fresca, fresca di stampa. Mi sono arrivati i volumi proprio un paio di giorni fa e è un libro, appunto, Civiltà medievale sulle Alpi occidentali che ho scritto per l'edizione del Capricorno con l'idea di così ripercorrere, possiamo dire, attraverso una serie di fili, magari sciolti nel corso del tempo, una appunto civiltà che è quella che si sviluppa nel Medioevo europeo, in questa zona cruciale proprio del continente, cioè le Alpi, una area molto vasta. Qui parliamo però solo di Alpi occidentali, quindi praticamente possiamo dire Piemonte, Valle d'Aosta e parte della Lombardia, per una scelta editoriale poi propedeutica, si spera, a uno sviluppo anche nelle Alpi orientali. Dicevo, un settore che è quello alpino che ha visto passare la storia, ovviamente nel corso del tempo, e noi sappiamo, normalmente si ha, ecco, anche un'immagine collettiva, un'idea magari delle Alpi come di una barriera insormontabile, questi monti alti, insomma, i passi alpini, spesso magari oggi un po' meno a causa del cambiamento climatico, ma fluttuando anche nel corso del tempo, spesso chiusi o comunque difficilmente praticabili, sicuramente in certi periodi dell'anno difficili da transitare se non impossibili, e di conseguenza abbiamo questa idea appunto delle Alpi come di una barriera insormontabile, come un qualcosa che divideva, no, i popoli. In realtà noi sappiamo sin dall'antichità e anche nel Medioevo e poi anche nell'età moderna che le Alpi sono state in realtà una cerniera, non una barriera, quindi un luogo di incontro di popolazioni diverse ma anche molto simili, al di là e al di qua dei vari versanti che oggi consideriamo confini nazionali, che una volta chiaramente c'erano, ma erano magari non gli stessi di oggi e sicuramente meno anche così fiscali, ecco, possiamo dire, cioè c'erano tutta una serie di barriere chiaramente anche all'epoca, però la permeabilità delle due zone, l'osmosi che esisteva tra l'al di qua e un al di là delle Alpi era sicuramente molto più dinamico e lo era magari in maniera insospettabile. Quindi questo per dire che la cultura che si sviluppa nei singoli luoghi, nelle singole aree è una cultura complessa, una cultura che affonda le radici ovviamente in epoche precedenti, nelle popolazioni che nel corso dei secoli e dei millenni sono transitate, si sono insediate in queste zone e hanno lasciato tutta una serie di cose interessanti, di elementi che vanno proprio a fondare quella che appunto noi chiamiamo una vera e propria civiltà, che chiaramente a seconda dei luoghi, a seconda delle situazioni, assume anche delle caratteristiche differenti. Quindi, insomma, lo scopo di questo libro è quello di ricostruire questa civiltà appunto medievale delle Alpi nelle sue varie sfaccettature, i suoi vari aspetti, quindi sicuramente l'aspetto culturale e l'aspetto storico, quindi viene raccontata un po' quella che è la storia di queste zone, ma poi andiamo a vedere anche i vari protagonisti che hanno calcato la scena. Ovviamente, come dicevo, il periodo che ho scelto è quello medievale, quindi i protagonisti saranno soprattutto di questo periodo. E poi chiaramente cercare di condurre il lettore alla scoperta o alla riscoperta di queste zone anche sul piano artistico, architettonico, della cultura, della civiltà materiale, quindi andare a raccontare quelli che sono anche i gioielli spesso e volentieri poco conosciuti, nascosti, anche magari non apparentemente non facili, insomma, da vedere, da incontrare. E quindi per questo molto interessanti, perché sono da scoprire. Chiaramente qui parliamo anche di elementi che vengono a crearsi nella cultura, nella civiltà di una zona importante di transito
di osmosi, di scambio, di incontro, di scontro, come quello dell'area appunto alpina, vediamo anche come vanno a svilupparsi determinate credenze, determinati culti, anche molte leggende. Quindi, ecco, tutto questo, che è veramente una materia molto ampia, ho cercato di condensarla, ecco, all'interno di questo volume, chiaramente anche qua frutto di una selezione tra le tante piste possibili che si potevano seguire, tanti itinerari possibili, ne ho scelti alcuni e ho cercato appunto di catalizzare l'attenzione, di focalizzarla soprattutto su questo. Come è strutturato il libro? Il libro, insomma, vabbè, ha un'introduzione, diciamo, generale in cui do appunto un po' di elementi di lettura molto rapidamente un po' il senso di tutto il volume e poi il volume è suddiviso in capitoli territoriali. Il criterio che abbiamo scelto di comune accordo con l'editore è stato quello di utilizzare un criterio di carattere territoriale. Quindi praticamente si parte nella descrizione delle singole realtà di questi territori partendo da sud, quindi la zona tra il Piemonte e la Provenza. Per poi chiaramente salire verso nord e quindi incontrare nel secondo capitolo Saluzzo e quindi tutte le valli che insistevano su quello che era il Marchesato, che è stato importantissimo nel Medioevo e anche nel Rinascimento. Qui mi sono permessa, se possiamo dire, una lieve incursione anche in ambito rinascimentale, perché chiaramente le due cose sono inscindibili. Il Marchesato di Saluzzo è stato un marchesato chiave sicuramente sul piano politico, ma anche, come vedrete sfogliando il libro, sul piano artistico, a causa proprio o per merito, possiamo dire, delle grandi personalità dei marchesi che hanno proprio informato con la loro presenza il marchesato, lo hanno creato, insomma, lo hanno anche riempito di bellezze storiche, architettoniche, monumentali che ancora oggi possiamo ammirare e ne hanno fatto di fatto una capitale, ecco, del Rinascimento con tutto quello che ne consegue sul piano artistico. C'erano personalità di primissimo ordine che lavoravano per il Marchesato di Saluzzo, a cominciare dalla figura gigantesca appunto di Hans Clemmer. E poi insomma molti altri artisti sul territorio che ovviamente hanno lavorato su Saluzzo inteso come città, ma anche poi spingendosi spesso e volentieri nelle valli che gravitavano e facevano parte del Marchesato di Saluzzo. Quindi diciamo che il punto forte, ecco, di questa parte del capitolo, secondo me, è al di là della descrizione delle cose e dell'interesse, gli elementi di interesse che ci sono a Saluzzo, inteso come proprio città e capitale del Marchesato, e anche il fatto di aver cercato il più possibile di valorizzare le valli che del Marchesato facevano parte, quindi andando proprio a riscoprire tutte le tradizioni, le culture, le bellezze artistiche, i luoghi di spirito, insomma, tante, tante belle cose che si dipanano, mi costellano, ecco, le valli del Saluzzese o quelle che una volta facevano parte, insomma, del Marchesato di Saluzzo. Poi passiamo chiaramente procedendo verso nord all'area valdese, quindi qui abbiamo chiaramente tutto l'aspetto anche spirituale legato alla cosiddetta eresia valdese, quindi ho cercato di ripercorrere anche qua la storia delle origini di questa eresia e di come poi si è trasferita, tra virgolette, dalle zone di origine alla zona di Lione in Piemonte e come qua si è configurata con delle sue specifiche caratteristiche. Adesso non voglio spoilerare chiaramente tutto quello che sono i contenuti del libro, ma do questi elementi giusto per dare una piccola idea di quello che della complessità anche, no? Variegata, multiforme che queste zone hanno, anche sul piano appunto della spiritualità. Quindi poi l'esperienza, diciamo, anche dei valdesi più tardi, insomma, nel periodo, ecco, della riforma, quindi più a cavallo, ecco, arrivando a ridosso dell'età moderna, quindi anche come cambia l'esperienza valdese, poi lì per motivi di carattere editoriale abbiamo dovuto fermarci, quindi con una sintesi comunque alle porte, ecco, dell'età moderna, ma poi è una comunità questa che continua la sua storia con
con le sue caratteristiche anche successivamente, e ancora oggi è molto molto caratterizzata dal punto di vista identitario. Quindi, insomma, si tratta di un'esplorazione molto interessante. Uno dei capitoli più estesi che ho trattato invece riguarda la Valle di Susa, e qui possiamo dire che i motivi sono abbastanza ovvi, perché io ho sottotitolato il capitolo Autostrada delle Alpi, che mi sembra un sottotitolo piuttosto eloquente, proprio per definire le caratteristiche della Valle di Susa, che è una vera e propria, non autostrada come la intendiamo noi moderna, ma un ganglio vitale, un luogo di percorsi e di itinerari sin dall'antichità, e poi chiaramente nel Medioevo, nell'età moderna, intorno alla via Francigena che da lì transitava. Ci sono i passi alpini importantissimi che mettono in comunicazione appunto con la Francia. Attraverso gli itinerari della Valle di Susa si arriva poi in pianura, si arriva alle porte, ecco, di Torino sostanzialmente. Poi da lì chiaramente ci si riconnette con tutto il resto della via Francigena, andando poi ad attraversare buona parte, una parte della Lombardia, e anche poi piegando chiaramente verso Roma, dove la via Francigena appunto era diretta. E in questa zona chiaramente abbiamo ancora maggior ragione, visto transitare la storia. Quindi qua è veramente un capitolo molto complesso, perché parliamo di storia che affonda chiaramente le sue radici in una storia più antica, quella medievale, quindi Susa chiaramente l'epoca romana. Era praticamente la capitale, ecco, di questa zona, con tutto quello che ne consegue anche sul piano monumentale. L'importanza poi, ovviamente, Susa assume e continua a mantenere, assume anche nel Medioevo, con la figura della Marchesa Adelaide, chiaramente, e tutti i vari personaggi che hanno contribuito a forgiarne la storia, i monumenti straordinari che Susa ha. Però, appunto, partendo da non, Susa, possiamo dire paradossalmente, è quasi la tappa finale, si trova a metà precisa della valle, ed è una tappa che noi incontriamo sul territorio. Io in questo caso l'ho descritto a ritroso, quindi partendo, diciamo, dal fondovalle, quindi praticamente da Sant'Ambrogio di Torino, ecco, poi risalendo lungo la via, incontrando chiaramente tutti i vari centri più importanti, castelli, la Sacra di San Michele, chiaramente raccontando quello che è il significato enorme di questo monumento, di questo luogo dello spirito, assolutamente per il Medioevo e non solo. E poi appunto arrivando anche a toccare, ecco, dei piccoli luoghi magari meno conosciuti, dove troviamo dei tesori straordinari. Uno in particolare, a cui ho voluto dare parecchio, parecchio spazio, è il Museo Diocesano di Arte Sacra, che è praticamente un museo diffuso che parte da Susa chiaramente, ma ha tutta una serie di luoghi che toccano piccoli altri musei che fanno parte di questo sistema sul territorio, e che è uno scrigno veramente straordinario di opere d'arte che ovviamente toccano soprattutto il piano della spirituale. Quindi abbiamo sculture devozionali, insomma, elementi reliquiari, cose molto belle che partono appunto dall'età alto medievale, arrivano poi fino al Rinascimento, ma che sono un po' un condensato molto pregno di significato di quello che è la spiritualità proprio di questi territori. Quindi conoscerli, descriverli, secondo me era appunto fondamentale. Poi chiaramente attraversando l'itinerario appunto dell'autostrada delle Alpi, quindi della via Francigena, della strada che porta verso la Francia, incontriamo qua e là cappellette, chiese, insomma, di vario tipo, di varie entità, di varia importanza, più o meno conosciute, di queste spesso e volentieri sorprendenti per la qualità degli affreschi che conservano, anche per le condizioni in cui sono conservati, ecco, molto spesso belli, ecco, ben conservati anche grazie ad importanti campagne di restauro. Quindi anche questo ho cercato di valorizzarlo come aspetto di conservazione, no? Del patrimonio culturale artistico del territorio. E poi arriviamo chiaramente alla Novalesa. La Novalesa è un'abbazia, era una stata un'abbazia durante il periodo medievale importantissima.
in epoca soprattutto carolingia e poi alto medievale e medievale, e qui chiaramente si conservano, a parte memorie storiche importanti, una serie di cappelle veramente suggestive, e poi chiaramente il grandioso ciclo di affreschi di Sant'Eldrado, che è uno dei capolavori dell'arte ottoniana, quindi è assolutamente fondamentale. La cosa interessante che ho cercato anche di mostrare di questo ciclo di affreschi, che meriterebbe appunto un approfondimento a sé, sicuramente molto più ampio di quello che ho dato nel volume, è proprio la capacità degli artisti, l'altissima commettenza, chiaramente faceva parte di questo complesso, la cappella splendido in quel periodo a ridosso del 1000, dove venivano chiamati, insomma, a realizzare questi affreschi dei pittori, degli artisti che erano pienamente inseriti in un linguaggio europeo. E noi troviamo appunto in questo luogo apparentemente oggi sperduto, comunque lontano, ecco, dalle grandi vie di comunicazione, un manifesto, possiamo dire, sgargiante dell'arte ottoniana, una delle più grandi testimonianze proprio dell'arte europea che era affrontabile. Questo ho cercato, appunto, dicevo prima, di evidenziarlo anche con dei cicli che sono presenti, ad esempio, in Lombardia, il ciclo di San Vincenzo in Galliano, quello di San Pietro al Monte a Civate. Quindi, insomma, la presenza di maestranze che circolavano sempre sotto l'insegna dell'arte ottoniana, in luoghi assolutamente fondamentali per la spiritualità medievale dell'epoca. Andando avanti poi sempre con la narrazione, ci troviamo nel capitolo dedicato, il quinto, alla Valle d'Aosta, e qui chiaramente si tratta di un capitolo anche questo molto esteso e complesso per via del fatto che chiaramente la Valle d'Aosta è la regione montana per eccellenza, ma è anche il luogo di castelli, luogo di santi, luogo di tradizioni nobiliari importanti, quindi di aristocrazia, di tantissime cose oltre che di arte. Quindi qua ancora una volta ho cercato di narrare tutte queste cose cercando di descrivere i luoghi più importanti e anche condurre magari il lettore a cogliere alcuni particolari che forse ad una visita così, possiamo dire, un po' distratta o frettolosa possono sfuggire, comunque cercando di evidenziare anche in questo caso l'importanza di luoghi fondamentali come per esempio la cattedrale di Aosta o la collegiata di Sant'Orso. E poi chiaramente tutta una serie di castelli emblematici e anche di cappelle e di chiese che sono dei veri e propri scrigni di tesori, cercando appunto di raccontarli, di descriverli. Passiamo poi al capitolo sesto, che è quello dedicato ai valzer, e qui è interessante perché chiaramente l'epopea dei valzer, magari poco conosciuta ai giorni nostri, è stata una delle esperienze caratterizzanti e caratteristiche di queste valli, perché i valzer erano una comunità di immigrati, possiamo dire, di migranti, tra virgolette, ante litteram, nel senso venivano dal nord Europa, dal Vallese, dall'area germanica, quindi, e portavano con sé una cultura germanica, erano di origine, parlavano anche una lingua alto tedesca. Le ragioni per cui ad un certo punto decisero di migrare verso sud sono anche qua di carattere ambientale e climatico. Ci fu un periodo appunto di grandi difficoltà, di cambiamenti climatici che portarono le comunità valsera ad abbandonare il Vallese dove stavano per trovare zone appunto di coltivazione e di bonifica di territori, di messa a coltura, di boschi e via dicendo, che fossero appunto in grado di accogliere parte della comunità, e qui diedero vita di fatto a comunità che ancora oggi esistono e hanno una fiera tradizione locale, anche linguistica, fortissima, molto caratteristica, anche caratterizzata dall'edilizia, che è quella valzer, che appunto è molto tipica, peculiare, ecco, di queste zone, con queste case le cui origini chiaramente sono medievali, sembrano degli chalet, no? Ecco, ma sono diversi nel contempo, hanno delle caratteristiche particolari, sono case di tradizione.
e che appunto rappresentano una delle, oggi se vogliamo, attrattive, ecco, immediatamente, che si possono immediatamente cogliere di queste valli, però in realtà c'è anche molto altro. Ho cercato di descrivere anche la storia, ecco, di queste comunità, la loro difficoltà nel rapportarsi con un territorio che allora era tutto da abitare, ecco, da trasformare, quindi la loro resilienza, la loro capacità proprio di farsi parte del territorio nell'equilibrio del territorio con il territorio, quindi questa è una lezione anche importante che possono lasciare i Walser alla nostra a oggi, insomma, con quelle che sono le sfide del contemporaneo. Poi abbiamo un capitolo che è l'ultimo, diciamo, descrittivo del territorio e di queste parti, insomma, geografiche della cultura, che riguarda le valli lombarde, perché dicevo, siamo arrivati fino sostanzialmente alle Alpi occidentali, quindi fino alla Val Chiavenna e Valtellina, ecco, e da lì in poi, diciamo, nel crinale orientale, poi siamo in un capitolo di storia culturale diverso. E qua, chiaramente, parlando di Lombardia, parliamo sostanzialmente di valli che gravitavano intorno al Ducato di Milano, quindi insomma con una loro caratteristica particolare. Anche l'incidenza molto forte dei vescovi di Novara, che si faceva sentire nella zona appunto delle valli tra Piemonte e Lombardia, e anche qua una ricchissima parte architettonica, culturale, religiosa che ho cercato di descrivere attraverso i suoi più importanti monumenti, da castelli alle chiese, arrivando fino appunto alla. Al castello, cioè, adesso mi viene in mente il castello di Bogogna, che è molto particolare, c'è cioè la zona appunto. Ah, poi adesso mi passa, sfogliando il libro, l'esperienza chiaramente dei dolciniani in Valsesia, quindi anche qua siamo nel Medioevo, un momento chiave della spiritualità e anche della politica del territorio, perché chiaramente l'esperienza dei dolciniani non è stata solamente una esperienza di, diciamo, alternativa, ecco, a quella che era la chiesa dell'epoca, ma è stata proprio un'esperienza anche di amministrazione, una controamministrazione, una volontà di emanciparsi e di darsi un'identità precisa. Quindi, insomma, sono tutti elementi che ho cercato anche in questo caso, senza spoilerare troppo, di descrivere. I castelli, che ce ne sono tantissimi, ci sono un sacco di chiese, insomma. Molte, molte cose belle da raccontare sul territorio. Infine, ecco, questi sono due capitoli a cui tengo molto, uno in particolare. Sono non legati a specifiche zone, ma sono più di carattere culturale, possiamo dire. Quindi, qua sintetici, ecco, di temi più tematici. Ecco. Quindi, uno dedicato alla devozione alpina tra storia e leggenda, e l'altro. Invece quello conclusivo è dedicato all'esperienza degli escarton, quindi politica e religione, anzi religione e politica, per mostrare come questi due elementi sono stati anche determinanti in determinati contesti, nel caso appunto della religione, della devozione alpina, in tutti i contesti alpini, adesso poi di questo parlo un attimino più diffusamente, mentre per quanto riguarda la politica, la straordinaria, unica direi, esperienza degli escarton a cavallo tra il Piemonte e il Delfinato, e quindi in una zona che è il Brianzonese, anche qua di nuovo che non conosce le barriere come noi le conosciamo oggi, ma si tratta di un territorio osmotico che va a così, estendersi, ecco, oggi su due nazioni, ma all'epoca no. Che si è caratterizzata con un'esperienza straordinaria di democrazia, diretta, potremmo dire, di autogoverno da parte di queste comunità. Un episodio, un capitolo poco conosciuto appunto della nostra storia e poco valorizzato, dove appunto queste comunità locali montane erano riuscite a rapportarsi con l'autorità del Delfinato in modo tale da riuscire addirittura a farsi concedere delle carte di libertà e quindi potersi di fatto autoamministrare e quindi avere democrazia diretta, importanza e peso, ecco, politico nelle decisioni che li riguardavano, e soprattutto l'elemento interessante
che avevano in queste zone, si registra insomma una della dei tassi di scolarizzazione, parliamo sempre del Medioevo e prima età moderna, più alta in assoluto. Praticamente l'analfabetismo era pressoché inesistente, anche pur essendo comunità appunto rurali, perché c'erano questi precettori itineranti che tra l'altro erano laici e quindi erano emancipati, ecco, dal controllo ecclesiastico anche della cultura, e che itinerando appunto sul territorio spiegavano, insomma, insegnavano alle varie comunità come leggere, come scrivere, come far di conto. Quindi ecco che questa esperienza assolutamente poco conosciuta diventa importantissima anche per ribaltare ancora una volta il cliché di cui parlavo all'inizio, non solo delle Alpi o delle zone alpine, montane, come luoghi nascosti, diciamo, impervi e quindi per questo fuori, ecco, dai grandi gangli culturali, ma anche come luoghi dove si pensa che appunto la cultura non arrivasse. In realtà qui siamo al contrario, siamo in zone dove la cultura era diffusa, almeno la cultura basica, dove l'analfabetismo era praticamente assente e quindi tutto il contrario di quello che vuole appunto le montagne, di solito luoghi dove l'alfabetizzazione, la cultura è meno diffusa rispetto alle città o territori, diciamo, più trafficati. Quindi dicevo adesso per concludere il discorso sulla devozione alpina a cui tengo particolarmente questo capitolo che ho voluto inserire, va a raccontare quelle che sono un po' le caratteristiche proprio particolari, ecco, del modo di rapportarsi alla cultura, scusate, alla religione e alla spiritualità delle zone alpine, delle zone montane qui, perché ci sono tutta una serie di indicatori, di problematiche, anche di contesti che possono essere ambientali, particolari, a cominciare dal fatto che ci sono queste montagne che vengono viste come un qualcosa di così gigantesco, di sublime, di terribile, quindi il luogo dello spirito. E poi tutta una serie di santi locali che passo in rassegna, racconto come venivano venerati, insomma, quali erano le caratteristiche e via dicendo. Ecco qua, direi che ci siamo. Non so se questo possa essere sufficiente, ma a titillare la curiosità, speriamo di esserci riuscita. Beh, direi che ci sei riuscita perfettamente, tanto è vero che io ricordo il titolo in modo che possano correre in libreria ad acquistarlo. E Speriamo. il titolo è Civiltà medievali sulle Alpi occidentali Lo mostro, se di posso. Elena Percivaldi. Sono 160 pagine per 14 euro, quindi è assolutamente anche un prezzo accessibilissimo. Pubblicato da pochissimo dalle edizioni Capricorno, molto ben illustrato, quindi correre Ecco, in sì. libreria, eh? Correre in libreria. Direi proprio di sottolineare l'aspetto delle illustrazioni, perché è interamente illustrato a colori, quindi tutto quello che dico, insomma, che cerco di raccontare nel libro viene anche illustrato, si possono vedere anche queste bellezze del territorio. Sei un'abile venditrice. Va Speriamo. bene. Elena, io ti ringrazio Ok. tantissimo, a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le nostre video presentazioni e con Elena speriamo di rivederci Grazie. di presenza da qualche parte. Grazie ancora. Benissimo. Grazie, ciao. Ciao. All'entrata del Temps Clar, per gioiare e comenzar.